Adesso basta! Adesso parla lui! È arrivato il momento del parere più atteso del web, quello della fusione tra Tarzan e Gesù Cristo! Bene. Proprio lui! Ciao ragazzi, ben ritrovati. No, perché io non c'entro niente, sei tu che... Ma la fusione è già fatta però in realtà. Cioè, dovresti... Scinde e poi... Vabbè. Mi piace, mi raccomando, per supportare i nostri contenuti iscrivetevi e attivate la campanella, così non vi perdete mai le notifiche. Stessa cosa sul secondo canale YouTube, canale di calcio completamente parallelo a questo, tutti i giorni bombe di calcio, mercato pazzesche e non so. Abbiamo anche un terzo canale YouTube, li trovate tutti qui sotto in descrizione oppure semplicemente cliccando qui. Sì. Hai sentito, c'è sta sempre chi di... avete beccato il Belgio, mo preparatevi che ve fanno veramente una sfartata di quelle exaggerated. E lo dicono soprattutto i non italiani. Ok. Chi da fuori, anche personalità che hanno a che fare con il mondo del calcio. Io sono qui e anche voi siete qui ovviamente per sapere quello che è il suo parere in merito. Innanzitutto sul passaggio del Belgio sul Portogallo. Allora, te lo aspettavi? E poi parliamo ovviamente della partita che verrà, quindi certo. Belgio-Italia. Allora, dico rapidamente su Belgio-Portogallo, sulla partita in sé, che poteva succedere qualunque cosa. Okay. Veramente di tutto. Poteva succedere un pareggio con tanti gol, che sinceramente era quello che mi aspettavo. Poteva succedere una vittoria roboante del Belgio, così come una vittoria roboante del Portogallo. Così non è stato, perché praticamente la partita è stata decisa da un gran gol, quello di Thorgan Hazard, che a mio avviso si sta rivelando un'arma quasi, non dico insperata per il Belgio, ma un giocatore che forse sta mescolando un pochino le carte in favore del Belgio, che forse si aspettava un pochino di più dal fratello Eden, che magari in questi anni al Real Madrid si è un pochino perso per strada, quindi non è che arrivava a questo europeo con i crismi del vecchio Hazard, però sembra che quasi quasi ne sta trovando un altro, il sostituto, il fratellino più piccolo. Però, ragazzi, che mi sta a fare? Che vorresti di? Questo Belgio che è passato in vantaggio, ma Belgio poi che passa in vantaggio. Paradossalmente parlando, è il Portogallo che fa la partita, che prova a pareggiarla, Guerreiro che col piede non suo becca il palo, Portogallo che continua a provarci e Belgio che si difende e alla fine se la porta a casa in quel modo. E infatti era questo che stavo per dire, mi aspettavo un pochino più di spettacolo, però per un episodio o per un altro questo spettacolo che tanto reclamavo non è uscito fuori. Partita che finisce 1-0 e Belgio che alla fine passa il turno, la prendiamo noi. Posso dirti la verità che chiunque passava tra Belgio e Portogallo io avrei sempre alzato le mani e detto semplicemente: ragazzi, è ora di cominciare a fare sul serio, ma veramente, veramente sul serio. E ok, però tra le due, guardando anche l'ultima partita, ma non solo, il percorso che hanno fatto finora, okay, quello del Belgio che sta continuando, chi avresti preferito? Non lo so, veramente mi metti davanti ad una scelta arduissima, perché non saprei scegliere. Cioè, comunque il Portogallo, campione in carica dell'Europeo, dove davanti ha comunque un Cristiano Ronaldo che fino a quel momento, a parte l'ultima partita proprio contro il Belgio, aveva comunque segnato tanto. E Belgio che invece, ragazzi, la squadra rodatissima, tanti campioni, Lukaku, De Bruyne, Hazard, e chi più ce n'ha, più ce ne metta. Io sinceramente non saprei veramente dove mettere le mani. Forse, ti dico forse, se proprio fossi costretto a scegliere, ti avrei detto che potevo preferire in misura minore il Portogallo, cioè comunque potevo considerarlo leggermente, ma leggermente inferiore al Belgio. Quindi come valori assoluti. Pensi alla fine che abbiamo preso la squadra tra le due più difficile da affrontare? Sì, ma ti posso dire un 51-49. Cioè, difficoltà Belgio 51, difficoltà Portogallo 49. Cioè, ragazzi, stiamo praticamente lì, secondo me. Quindi, come la vedi la partita? Non è una partita impossibile. Non voglio fare come chi magari dall'estero, che non è qui in Italia, dice che l'Italia prenderà una asfaltata o che comunque dovremmo ridimensionarci. Secondo me è una partita che si può giocare, abbiamo tutte le carte in regola per poter essere alla pari del Belgio. Non voglio neanche essere così strafottente e dire di poter essere superiore al Belgio, perché non è questo assolutamente il mio pensiero, perché secondo me a livello individuale il Belgio è un'altra cosa rispetto all'Italia.
non abbiamo le individualità che hanno loro, ad esempio De Bruyne, ad esempio Hazard, ad esempio Lukaku che ho citato prima. Non le abbiamo, è inutile girarci intorno. C'è anche da dire, vabbè, situazione De Bruyne, situazione Hazard. Cioè, aspetta, sì, 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 al di là di questo, al di là di questo, comunque sono individualità che loro hanno e che noi no, non ce l'abbiamo. Ti posso dire però che noi, al loro contrario, abbiamo un gruppo che secondo me vale abbastanza, forse anche di più rispetto a quello che il Belgio ha. Quindi è una partita che secondo me deve essere giocata 90 minuti, forse anche 120 ed eventuali calci di rigore. Questo non lo possiamo sapere, dobbiamo aspettare il giorno della partita. Però è una partita che va giocata dall'inizio alla fine. Non bisogna fare processi alle intenzioni, non bisogna dare sentenze prima del tempo. Bisogna dare il tempo alla squadra, secondo me, alla nostra nazionale, di assimilare e di capire che si giocherà contro il Belgio, che praticamente è la partita più importante di questo. Ah, cioè adesso si scopre adesso si la reale dimensione dell'Italia. Adesso si scopre, sì. Adesso si scopre la reale dimensione dell'Italia. E posso dire anche una cosa che forse ho già detto nell'altro video in cui reagivo ad Italia-Austria, però penso sia necessario ripeterlo per centrare il discorso. L'Italia contro l'Austria non è stata la migliore Italia, questo l'abbiamo visto tutti quanti, e secondo me è un bene che sia successo proprio contro l'Austria, di ciccare, di steccare la partita in quel modo, perché ti dà modo di poter resettare, di poter capire che devi giocartele tutte le partite, che puoi uscire da un secondo all'altro, e che soprattutto se ripeti quel tipo di partita che hai fatto contro l'Austria, il Belgio non ti perdona, basta un episodio, come è successo contro il Portogallo, un gol, così, da fuori area, dal nulla, Torgan Hazard e buca, come può essere Lukaku, come possono essere tutti gli altri calciatori che c'hanno, e tu te la prendi in quel posto. E quindi poi sono riusciti anche abbastanza in maniera compatta a difendere, certo, no? Cioè la partita l'hanno lasciata fare al Portogallo in realtà, no? Sì. Hanno provato a difendere, specialmente nel secondo tempo ci hanno provato e ci sono riusciti. Gli ha detto pure bene, tra l'altro. Gli ha detto anche bene, però comunque ragazzi, fatto sta che il Belgio è quarto e il Portogallo sta fuori, dite quello che volete. Quindi secondo me è una partita che devi giocartela, ma c'hai tutte le possibilità per poterla sfangare in qualche modo e perlomeno di potertela giocare alla pari. Centrocampo chi metteresti? Messi a riproporre il solito. Devo lanciare la provocazione. Jorginho, Barella. E? Quelli due sicuri. E Locatelli? Verratti? Pessina? Guarda, Pessina purtroppo non mi sento di inserirlo titolare. Perché vedo che ha quella sfrontatezza che serve nei momenti in cui la partita è bloccata. E che serve appunto un pochino di freschezza per cambiare qualcosa. Quindi metterlo dall'inizio, secondo me, perderebbe quell'efficacia. Lo farebbe perdere di efficacia. L'hai escluso, ne mancano due. Locatelli o Verratti? Io per equilibrio metterei Locatelli. Metteresti Locatelli ancora? Sì. Perché è un po' più solido, un po' più, come dire... Il Belgio c'ha tanta qualità. Esatto. E soprattutto giocheranno con la superiorità a centrocampo, c'è da dire. Il Belgio c'ha tanta qualità. Perché numericamente noi ci schieriamo con tre centrocampisti, loro no. Loro sì, comunque hanno una sorta di linea 4 con i due trequartisti che a volte si sganciano, vanno in avanti, a volte vanno indietro. Quindi è sempre un centrocampo più o meno a 5, lo possiamo definire. Però ragazzi, per equilibrio io sceglierei e punterei ancora su Locatelli. Perché ha dimostrato tantissimo nelle prime due partite, lo abbiamo visto tutti quanti. E Verratti non sarebbe una bocciatura quella mia per Verratti, ma sarebbe proprio una scelta tattica, come ha imposto Verratti contro l'Austria, dove comunque poteva cercare di rompere un pochino quella che era la prevedibile difesa dell'Austria, quindi cercare di avere più palleggio, più fraseggio, più rapidità in quel del centrocampo. Ci serve un po' più di sostanza. Adesso serve un pochino più di sostanza. Non che Locatelli abbia delle qualità in meno di palleggio rispetto a Verratti, però è un giocatore forse più completo sotto il punto di vista difensivo, sotto il punto di vista anche dell'inserimento, perché comunque l'abbiamo visto il gol che ha fatto Locatelli contro la Svizzera, inserimento totale, cioè da centrocampo, corsa diretta dentro la porta. Cosa che Pessina, diciamo, rispetto a Locatelli, è molto più sfrontato, sfacciato, no? Volto all'attacco Pessina e magari un po' meno, perché lui del ruolo all'Atalanta sappiamo tutti che praticamente esatto, gioca davanti. Pessina lo toglie, cioè lo metterei a partita in corso. A partita in corso. Ovviamente vedendo poi il corso della partita, perché se c'è uno 0-0 da sbloccare, allora Pessina è la carta giusta. Se c'è invece una partita da impostare, da difendere, perché magari sei in vantaggio, allora lì dobbiamo cercare un altro tipo di discorso. E Lukaku come lo arginiamo? Lukaku lo vedo straripante.
continua ad essere straripante, dobbiamo stare veramente veramente attenti e servirà tanta concentrazione. Io spero di poter puntare su Chiellini, sinceramente, perché magari serve tantissima esperienza. E l'unico che c'ha così tanta esperienza da poter arginare in qualche modo Lukaku è lui, è il nostro capitano. Anche se devo dire la verità, Acerbi contro l'Austria sinceramente non mi è per niente dispiaciuto, assolutamente non ha fatto male, ma l'esperienza che c'ha Chiellini è un'altra cosa. Vuoi aggiungere qualcosa? Forza Italia, ecco, mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a tutti i canali, profili sociali di Sancoppa tutti in descrizione. E presto scopriremo la verità, ragazzi. Manca ormai pochissimo. Venerdì si avvicina. Detto questo, alla prossima, ragazzi. Ciao, regà.